Buongiorno, ci troviamo oggi qui all'Acciuga per Perugia Today e vi diamo una ricetta per riutilizzare o servire il nostro classico che è il pandoro, il mandarino e la frutta secca, tutti elementi che abbiamo in casa durante le feste per avere un'idea diversa per servire il nostro dolce. Cominciamo, qui abbiamo tutta la frutta secca che andremo a mettere dentro il bimbi per creare una polvere. Logicamente noi qui al ristorante la facciamo con della maltodestrina e ci dà la possibilità di avere delle chips senza farina e con pochissimo zucchero. Ci andiamo ad aiutare con un po' d'acqua fino ad ottenere alla fine questo composto. Praticamente viene un crumble senza latticini, senza farina, con pochissimo zucchero che andremo ad usare nel nostro dolce. Partiamo col mandarino e noi abbiamo fatto una tecnica un po' più avanzata, ossia quella di cuocere a bassa temperatura con delle essenze che sono in questo caso cannella, anice e stellato per dare quel tocco di Natale i nostri mandarini. Li passiamo ad un estrattore con tutta la buccia per ottenere sia la freschezza del frutto ma anche la nota balsamica della buccia. A questo punto, passando ad un estrattore, se non l'abbiamo a casa non vi preoccupate, potete usare un comune frullatore a immersione, un frullatore americano o semplicemente passare i mandarini e dopo averli cotti sulla vaporiera con un cucchiaio dentro una ciotola per avere questa purea. Il nostro pandoro adesso lo andiamo a rifilare e con gli scarti possiamo farci semplicemente dalla colazione a dei piccoli crumble, mentre noi in questo caso Matteo sta qui preparando che cosa? Il nostro pandoro tagliato a parallelepipedo lo immergiamo in un composto di uova e panna, lo andiamo a bagnare leggermente, lo andiamo a panare semplicemente con dello zucchero semolato e lo andremo poi a saltare in padella con del burro. Questo creerà che cosa? Un pandoro dentro morbido e succoso, quindi possiamo utilizzare anche un pandoro che è fermo da qualche giorno, con una leggera carica di burro. Lo so, il pandoro ha già del burro, ma il Natale è Natale. Andiamo ad adagiarci dentro il nostro pandoro e lo caramelliamo da tutti i lati. Eccoci qua. Momento della doratura, fermiamo la piastra, lasciamo caramellare il nostro pandoro ed eccolo qua, è pronto. Andremo a comporre il nostro piatto. Questo è il nostro risultato desiderato. Una crosticina croccante che darà un guscio croccante fuori mentre l'interno sarà morbido e succoso. Montiamo il nostro piatto. Piccola aggiunta, noi al ristorante qui prendiamo dei limoni bio, quando è la stagione è il loro periodo migliore, li mettiamo sotto sale e li teniamo così. Nel momento del servizio andiamo a prendere solo la parte gialla, la utilizziamo all'interno dei dolci per dare quella cosa tradizionale che era, come diceva sempre mia nonna, un pizzico di sale. Quindi noi metteremo un sale, in questo caso agrumato. Bene, il nostro pandoro croccante fuori, morbido dentro, lo andiamo a posizionare sul nostro piatto, andiamo a prendere un po' della nostra crumble senza latticini e senza burro, senza farina, senza nulla, solo frutta secca sul nostro piatto. Il nostro gelato al mandarino, in questo caso se voi non avete una gelatiera potete utilizzare la salsa. Eccoci qua, un poco del nostro limone in salamoia per dare quel tocco di sale agrumato al nostro piatto. Eccoci qua, un po' di rosmarino, secondo noi sta molto bene. Dei fichi che abbiamo preso quando era il loro periodo migliore, li abbiamo fatti appassire e abbiamo tenuto in conserva. Abbiamo fatto una piccola riduzione di marsala. E in questo caso andiamo a mettere un nostro piccolo tocco, anche molto divertente. Perché molto divertente? Una cialda di somalto a coprire il tutto, che dà anche quella gioia che hanno sempre i bambini, ossia quello di rompere il dolce prima di iniziare a mangiare. Sezioni, buon appetito e buone feste! Allora, per l'abbinamento di questo dolce ho pensato di andare nel Parmense, a Passorello di Langhirano, dove c'è l'azienda agricola Crocizia, che produce questo sidro di pere, sicuramente inconsueto, una varietà autoctona dell'Appennino, che ha eleganza e struttura per accompagnare questo tipo di dolce.